Eccoci qui anche oggi, puntuali come un doppio fallo, ho scritto oggi nel post che presentava l'ospite di oggi. L'ospite di oggi che è Luca Fiorino, poi si presenterà lui, lo vedete già inquadrato. Ieri abbiamo fatto una puntatona con Alberto Castellani, abbiamo battuto il record di partecipazioni. E abbiamo parlato un po' dell'aspetto mentale, di aneddoti con Alberto, di giocatori che allenava lui, ma anche di allenamento con i ragazzi. Invece oggi ci spostiamo dietro le telecamere, praticamente, con Luca, che è un giornalista, scrive per Sportface, giusto Luca? Ok. Esattamente. Ed è anche diventato telecronista di Super Tennis TV. Magari più di qualcuno di voi riconoscerà la voce. E allora, intanto vi chiedo ai partecipanti di condividere questa diretta. Vi metto il link nel chat e di girarla a qualcuno che secondo voi potrebbe essere interessato. Magari qualcuno che è appassionato alle telecronache, o qualcuno che vuole diventare telecronista, o qualcuno che semplicemente vuole conoscere chi c'è dietro allo schermo quando guardate le puntate di Super Tennis. Ora io sparirò magicamente facendo una magia e lascerò la parola a Luca che così si presenta e ci racconti anche un po' la tua storia di come sei arrivato a Super Tennis. Allora, buon pomeriggio a tutti. Una piccola parentesi. Prima tu hai detto giustamente di Castellani, boom di ascolti. Immagino che tu oggi voglia infrangere il record, ma in negativo a questo punto con il mio invito. Innanzitutto ti ringrazio, mi fa molto piacere condividere un po' quella che è stata la mia esperienza sino ad ora, non solo a Super Tennis, ma in realtà un po' in generale come giornalista sportivo. La mia esperienza nasce 6 anni fa. Ho iniziato a collaborare con prima Alessandro Nijegorochev su Spazio Tennis, dopodiché mi si sono aperte le porte per Super Tennis grazie alla Voce delle Regioni, che era un format che poi è cambiato e mutato nel corso degli anni. Davo una mano ad Alessandro e via via si è liberato un posto da telecronista e nel novembre del 2016 ho fatto la prima prova di registrazione, ho commentato all'epoca una partita neanche così corta, anzi tutt'altro, ho fatto del Potro Cilic di Coppa Davis e ho superato questa prova di registrazione, ho iniziato poi a lavorare come telecronista su Super Tennis il 3 gennaio del 2017, non lo dimenticherò mai perché la prima partita che ho fatto è stata Konta Buyukakchai e come puoi ben pensare, come esordio, sai, c'è la tensione, la pressione del caso. Come esordio, iniziare con un nome così articolato, così elaborato, non era proprio il massimo, ecco. Mi sono impappinato 2 volte, perché sai, Chala Buyukakchai, la pronuncia non è delle più semplici, però ecco, da lì è partito tutto e piano piano mi sono un po' aperto, no? La mia strada, mi sono fatto strada e ho iniziato anche a commentare partite un po' più di livello e niente, da allora sono nella famiglia di Super Tennis. E quindi sono già quasi 3 anni più o meno, contando anche questa sospensione di questi mesi per via del coronavirus. E niente, oltre a fare il telecronista su Super Tennis, racconto anche il mondo del pallone in Serie C sulla piattaforma Serie C TV di Eleven Sports. Faccio le telecronache della Viterbese e da Rieti, le partite casalinghe sul campo. Ed è un'esperienza totalmente differente dal tennis, perché noi almeno in studio abbiamo 2 monitor addirittura, e invece lì è sul posto, quindi in loco, devi avere 200.000 occhi, devi essere attento a ogni minimo spostamento di ogni giocatore, sono 22 giocatori, più la panchina, più l'arbitro, più i guardalini, insomma è totalmente diversa come genere di telecronaca rispetto a quella del tennis. Praticamente diventi, quando fai le telecronache del calcio, diventi praticamente un osservatore. Potresti diventare un osservatore di calcio, visto che devi spaziare a 360 gradi, praticamente. A differenza del tennis che sei in studio. No, è vero, ma guarda, la difficoltà più grande, almeno all'inizio, oltre alla diversa, no, telecronaca, devi dare più ritmo, sappiamo come nel tennis ci siano questi spazi dedicati al silenzio durante gli scambi, nel calcio non è così, devi dare spesso enfasi, devi cercare di mantenere alto il ritmo e devi riconoscere tutti i giocatori, 22 giocatori,
senza l'ausilio di un monitor. Sembra facile, ma ti assicuro che non l'è affatto. Soprattutto mi è capitato, penso, una partita di Coppa Italia di Serie C, Viterbese contro Ternana, ha nevicato e non solo c'era quindi il guaio della neve che impediva e ostruiva la visuale, ma in più i numeri delle maglie dei giocatori della Ternana erano rossi. La maglia della Ternana è rosso-verde e quindi ti faccio capire in un certo senso quale sia stata la difficoltà nel riconoscere un po' tutti i vari giocatori. Sì, è vero, forse magari nel tennis questo problema magari non c'è, perché difficilmente si gioca con la neve. Esatto, Tranne sono 22. lo snow tennis che ho inventato io, che quest'anno abbiamo fatto un bel tour qui in Friuli Venezia Giulia di snow tennis. Non so se hai seguito qualcosa che postavo io, ma abbiamo cominciato a Beh, giocare a tennis sulla neve. penso sia stata una bella esperienza, unica nel suo genere. Sì, è divertente, più che altro si sono avvicinate al tennis anche tante persone che non avevano mai preso una racchetta di tennis in mano, quindi magari può essere un volano poi per spostarsi sul tennis tradizionale. Mi riallaccio a una cosa che hai detto prima, no? Nel senso che la prova l'hai fatta una partita di Coppa Davis, giusto? Esatto. Esatto, allora ti approfitto per farti una domanda proprio di parere personale. Cosa ne pensi di questo cambio di format fra la Coppa Davis, diciamo storica, e quella di adesso che si è spostata un po' a livello mondiale di calcio, europei di calcio? Allora, teniamo conto del fatto che io personalmente sono molto tradizionalista. Lì per lì la novità non l'ho accolta di buon grado, ecco. C'è da dire una cosa, che via via con gli anni stava un po' perdendo di interesse la Coppa Davis, tanti giocatori campioni la stavano un po' snobbando. Basta pensare ai più grandi, no? Una volta vinta la Coppa Davis si sono un po' defilati, si sono un po' fatti da parte. E quindi, a mio modo di vedere, qualcosa andava fatto. Non so se questa prima, definiamola così, sperimentazione, il primo format fosse esattamente la soluzione migliore. Io credo che si possa sempre apportare qualche accorgimento per cercare di trovare, no? Una soluzione più decente, ecco, diciamo così. Però qualcosa andava fatto, bisognava sicuramente intervenire. Non mi dispiace la soluzione in una settimana, però mi rendo conto che il tifo che c'è negli stadi casalinghi, che c'era più che altro negli impianti casalinghi della vecchia Coppa Davis, creasse poi un clima, un'atmosfera unica nel suo genere. Anche le partite stesse, no? Si diceva. Spesso e volentieri, come in Coppa Davis, i valori dei giocatori in campo venivano un po' stravolti, quante sorprese, quante battaglie al quinto set. Questo è venuto un po' meno, però la soluzione di accorpare la manifestazione in una settimana lunga, definiamola così, non mi dispiace del tutto. E non so se magari, spero di sì, per evitare anche, come abbiamo visto lo scorso anno, partite finite in notturna, riusciranno magari a organizzarsi un po' meglio. Sì, esatto. Devo dire la verità, anche a me non dispiace questa formula con quarti di finale, semifinali, finali, stile calcio. Diciamo che il calcio, magari anche per i mondiali, per i europei, riesce comunque a spostare le persone di nazionalità negli stadi dove si giocano le partite, ma magari perché ci sono anche tanti connazionali che vivono all'estero, cosa che magari il tennis non riesce ancora a fare. Non so, gioco in Germania. Le fasi finali della Coppa Davis gioca l'Italia. Non so quante persone possono andare a vedere la partita in Germania, come è stato per esempio alla semifinale, quella famosa con la Germania, che c'era lo stadio in Germania pieno. No, no, è vero, è verissimo. Guarda, io ho commentato qualche partita di Coppa Davis nella passata annata, no? In questo primo format della nuova Coppa Davis. E se ci avete fatto caso, più che altro, esclusa chiaramente la Spagna, il pubblico che si faceva più sentire erano i sudamericani, quindi ti parlo degli argentini, dei cileni, insomma, il loro calore si sentiva, anche un po' di italiani, però mi rendo conto che magari un'altra nazione, costretta, tra virgolette, a dover emigrare a Madrid per seguire la propria squadra, il proprio team,
alcune vengano penalizzate, no? E quindi non è facile creare un'atmosfera, tra virgolette, casalinga per tutte le squadre, dipende molto anche dalla vicinanza della nazione, oppure, come ti ho detto prima, del Sud America, quanto siano quelle persone integrate poi in quel luogo, in questo caso in Spagna. Quindi ci sono tante variabili e secondo me si può sicuramente migliorare, questo format. Sì, sono d'accordo con te, ma secondo me la formula non è male. Poi, come hai detto giustamente tu, il fatto di giocare alle 2 di notte, alle 1 di notte, è una cosa che sicuramente andrà studiata e secondo me la modificheranno. Però secondo me il format non è male. Mi rilascio, quindi, visto che siamo in Coppa Davis, rimango qua dentro per chiederti una partita che ti ricordi di aver fatto la telecronaca di Coppa Davis che ti è rimasta nei ricordi. Beh, anche se è stata sicuramente meno importante, però quella che ho fatto registrata, non era live chiaramente, però quella di Del Potro, la partita di Coppa Davis che ho sentito di più. Tu mi dirai, vabbè, non era in diretta, sì, è vero, però è tutta un'altra cosa, no? Anche perché non ho commentato queste grandissime partite di Coppa Davis, mentre per esempio per l'ATP Cup ho avuto l'onore per la prima volta di commentare l'Italia. Ecco, questo invece sicuramente questa competizione, grazie anche alla possibilità che mi è stata data di commentare l'Italia, ho fatto Italia contro Russia, è stata sicuramente un'esperienza unica, pur non trattandosi di Coppa Davis. Della Coppa Davis dello scorso anno, probabilmente la partita che più mi è piaciuta, o meglio, la sfida che più mi ha intrigato è stata quella tra Cile e Argentina, soltanto per il tifo e non tanto per il livello espresso dei giocatori. Perché lì comunque il tifo è da stadio, da calcio praticamente, sono focosi. Caldo. È molto caldo, sì. Continuo su questo filone per chiederti, Coppa Davis, Lever Cup, ATP Cup, non sono un po' troppe secondo te? Ma secondo me c'è ormai da un po' di tempo, no? Questa sorta di, come definirla, guerra interna tra ATP, ITF. Secondo me sì, bisognerebbe in un certo senso cercare di trovare una soluzione comune, per il bene comune, perché mi rendo conto che organizzare due competizioni come Coppa Davis e come ATP Cup nello stesso anno, ma non solo, anche distanziate da così poco tempo, da un lasso di tempo così ristretto, perde un po' di senso. Allo stesso modo, io credo che una Coppa Davis organizzata alla fine dell'anno non sia al massimo, perché ormai i giocatori sono spremuti da una stagione sempre più logorante ed estenuante, considerando la valanga di impegni e di appuntamenti a cui sono chiamati. Quindi sì, io cercherei, almeno nella mia idea, poi mi rendo conto che comunque c'è il business di mezzo e quindi ci sono tanti soldi in palio, però per il bene non solo dei giocatori, ma direi anche di tutti gli appassionati, degli addetti ai lavori, trovare una soluzione comune accorpando una unica competizione a squadre per nazionali sia la soluzione che farebbe più comodo a noi, un po' meno a chi gestisce ITF ATP slash WTA. Diciamo il mercato business, detto in parole povere e con gesti poveri. Money. Esatto. Money. Senti, tu scrivi anche per il sito della federazione, può essere degli articoli? Sì. Ok, oggi. Scrivo ogni settimana due articoli per la federazione e fino ad ora ho sempre scritto diciamo, di italiani chiaramente, ma senza che mi sia stato chiesto di scrivere una cosa o un'altra. Io ogni settimana mando quattro proposte di articoli, me ne accettano due. E scrivo quei due articoli incentrati su giocatori, coach o storie interessanti. Quindi no, ho ampio spazio, tanta libertà. Godo di buona libertà per potermi concentrare chiaramente sugli italiani, raccontare qualche storia o magari intervistare qualche giocatore che ha fatto qualche exploit la settimana precedente. Oggi guardavo alle 13, un mio amico Walter fa una trasmissione che è simile a questa, ma lui ha cominciato una settimana prima, dove intervista formatori, personaggi del marketing, della linguistica, che si chiama Webinar Lunch alle 13, cercate la pagina Webinar Lunch e iscrivetevi perché sono delle cose interessanti che parlano anche di
come saper scrivere. Per esempio, oggi c'era Cristiano Carriero, un grande, tifosissimo del Bari, tra l'altro, uno storyteller, e ha detto una bella cosa sul fatto di scrivere articoli sportivi. Non so se sei d'accordo con lui, che è quando scrivi un articolo, che era un insegnamento poi di Gianni Mura che ci ha lasciato, okay? Quindi Purtroppo. ricordiamo che era: quando scrivi, falli lunghi perché tagliare si può sempre, ma aggiungere no. Sei d'accordo su questa cosa? Sì e no, nel senso che una lunga brodaglia non so a quanto porti. Questo è anche vero che è meglio lungo che corto, su questo non si discute. Hai fatto bene a ricordare Gianni Mura, una firma storica della Repubblica. Ci è venuta a mancare proprio oggi. Ecco, lui era un po', no, stato designato come l'erede di Gianni Brera. Lui era un grande raccontatore, no, di cronache, e su questo penso tanto di cappello fosse uno dei migliori degli ultimi 40 anni, 50 anni. E tornando al discorso di Carriero, beh, sì, meglio scrivere un po' di più che non meno. Quello che secondo me è importante è che quando tu scrivi ci metti il cuore, fondamentale metterci il cuore. A me piace che chi legge poi possa percepire la passione che poi colui che ha scritto l'articolo cerca, no, di far trasparire alla gente. E poi, chiaro, ci vogliono tante qualità, competenza, una buona penna. Io in quello non sono eccezionale, però ecco, quello che più conta è fare buona informazione e coinvolgere il lettore. Queste sono secondo me le cose basilari, e per coinvolgere il lettore serve tanta passione. Deve proprio traspirare da ciò che hai scritto la passione, se no perde un po', secondo me, il senso di quello che facciamo. Come buona penna, senza fare pubblicità, intendi una stilo, una Bic, in quel senso lì? No. Una mirabile Una penna da un Bic, una Mont Blanc, dai, come una Mont Blanc. Montblanc. Una buona penna. No, dai, No. A proposito scherzo di di mai, esatto. No, dai, qua scherzavamo. Però quello che ti voglio chiedere è la differenza, così si può dirlo anche ai nostri web ascoltatori. Si dice web ascoltatori, tu che fai parte del mondo. sì, oramai sì, è Beh, accettato lo più coniamo comunque. come noi. Qual è la differenza fra prepararsi magari un'intervista per poi metterla sulla carta stampata o un'intervista che fai a un giocatore per la TV? Sì, allora, ci sono differenze notevoli, eh? Differenze notevoli perché l'intervista che poi sarà mandata in onda in TV ovviamente è più corta, poi dipende sempre dalla linea editoriale, dallo spazio che hai a tua disposizione. Generalmente, a meno che non si tratti di un one-to-one, ma di una semplice intervista poi introdotta in un TG, per esempio, si tratta di 2, non più 3 minuti, non di più. E quindi le differenze sostanziali è che magari nell'intervista di quel genere vai a toccare argomenti un po' più recenti, e poi dipende anche sempre dalle varie contingenze, se è successo qualcosa in particolare alla fine di una partita o meno e quant'altro. Quando invece devi fare un'intervista per appunto un sito web, dipende anche su come la vuoi incentrare, no? Che taglio gli vuoi dare. Dipende anche tanto dalla situazione. Generalmente, però, l'intervista fatta al telefono, almeno io ne faccio di interviste anche da 40-50 minuti per avere più materiale possibile, poi però mi devo riascoltare tutto e sono più lunghe. Quelle sul web, che poi andranno sul web, sono più lunghe, si vanno a toccare molti più temi e si fanno molte più domande. Io generalmente mi preparo una lista, un foglio con circa 8 domande, poi alcune domande vengono da sé quando poi senti chiaramente colui che intervisti e magari lì per lì ti nasce una domanda, gliela fai. Certo. A proposito di domande, invito anche gli ascoltatori, se hanno delle domande da fare, di scriverle usando la casellina proprio domande, in modo che io posso girarle a Luca. Luca, ti volevo chiedere, anzi no, non ti volevo chiedere, prima mi sono scritto un tuo passaggio e volevo fare una considerazione con te, anche riferendomi a quello che ha detto Alberto. Tu prima hai detto che quando scrivi ci devi mettere il cuore, no? Devi cercare di trasmettere le emozioni a chi legge. Ieri parlavamo con Alberto di una qualità che deve avere l'allenatore moderno, è l'empatia, no? Cioè, quindi di entrare nelle emozioni del proprio allievo.
stai dicendo praticamente che ci vuole, bisogna metterci empatia anche quando si scrive, cioè cercare di trasmettere o capire l'emozione che potresti provare, potrebbe provare il lettore. Beh, in un certo senso sì, si può secondo me traslare questo concetto. E quello che ha detto Alberto è giustissimo, riferendoci, no, ai coach. E se ci fai caso, tanti degli italiani che sono in rampa di lancio e che hanno ottenuto grandi risultati negli ultimi 2 anni, tanti di loro si fanno accompagnare da coach ormai storici, no? Faccio riferimento a Berrettini con Santo Padre, Sonego con Gioacquino, sono tanti. E quindi sì, si può, secondo me, anche molto interessante questa sfumatura, questa tua considerazione. Si deve trasmettere proprio questo, per chi legge farà anche capire un po' le sensazioni e le emozioni di colui che intervisti. Non è facile, mi rendo conto che non sia facile, però questo è il nostro obiettivo, non sempre viene raggiunto, ma in linea di massima è questa la nostra intenzione. E tu facevi anche interviste ai giocatori, magari alla fine delle partite? Mi è capitato qualche volta, sì, però più nel passato. Mi è capitato magari di fare qualche intervista per le prequalificazioni di Roma, per esempio. Però a fine partita poche volte mi è capitato. Più che altro ho fatto interviste a fine partita, ma per siti web, quindi per articoli che sarebbero stati destinati a siti web e non per Super Tennis per la TV. Perché volevo chiederti se hai beccato magari qualche volta qualche rifiuto clamoroso dovuto magari a una sconfitta o. Beh, allora, dipende, dipende. Solitamente si va ad intervistare il vincitore. È difficile che a fine partita vai ad istigare, il giocatore sconfitto. Di clamorosi no, non ricordo di averne ricevuti. Ricordo però un fatto curioso, che addirittura fu un giocatore a chiedermi di fare un'intervista. E fu una partita post partita del Challenger di Brescia con Farrukh Dustov, non so se te lo ricordi, contro Lukas Lazko. Successe un bel casino, nel senso che Lazko aveva la partita in mano, poi perse e distrusse la racchetta, addirittura la lanciò verso Farrukh, e poi ne nacque un parapiglia. Mi disse: se facciamo un'intervista, per favore, che dobbiamo riportare tutti i fatti per come sono andati. Lui è un rosicone, lo deve sapere tutto il mondo. Lui addirittura, Lazko, quando uscì dal campo, non giocarono nella struttura, diciamo, principale, ma in quello nel campo secondario. Addirittura uscì dal campo, buttò via la racchetta in frantumi, la raccolse la moglie, la compagna, che aveva un passeggino, passò un anziano, un vecchietto, e gli disse bu, una cosa che non avevo mai visto, e lo spaventò. Farrukh, ci tenne così tanto a fare questa intervista, e mi disse: guarda Luca, facciamola perché dobbiamo far capire a tutti che genere di persona è Lucas Lazko. Adesso non voglio assolutamente andare, no, a mettere il dito, no, il coltello, però ecco, quel caso lì mi è rimasto un po' più impresso perché non mi è mai successo che a fine partita un giocatore fosse venuto da me per chiederla l'intervista. Solitamente siamo noi, però voleva riportare per filo e per segno tutto quello che era accaduto. E tu l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. Penso ci sia ancora il pezzo. Parliamo di 5 anni fa, una cosa del genere, però penso ci sia ancora. Dopo lo vado a cercare. Spazio tennis. Se lo trovo. Spazio tennis. Il giocatore era Spazio. È Farrukh Dustov contro Lukas Lazko. Parla anche italiano, perché lui non so se vive ancora in Italia. Quindi diciamo è un italiano d'adozione, definiamolo così. Ah, ok. Dopo lo vado a cercare nel frattempo che rispondi ancora a qualche mia domanda. Next game. Secondo te, chi sarà quello che lascia stare Sinner, che ti farò una domanda anche dopo, ma di quelli proprio che stanno uscendo, che magari non sono ancora proprio quasi next gen, visto che tu segui anche, diciamo, anche il livello giovanile, quello che secondo te sia in Italia che all'estero potrà fare il balzo, io purtroppo mi viene da dire il prossimo anno, perché quest'anno
dopo ti farò una domanda anche su questo, non so quanto tennis riusciremo a vedere. Quest'anno è un po' difficile pensare a quando si possa ritornare alla normalità e quindi a rivedere un po' di tennis giocato. La sospensione è fino al 7 giugno, vediamo. Speriamo, ecco, che tutto si risolva presto e che possiamo, come detto prima, tornare un po' tutti alla normalità. Ma di giovanissimi, tu mi parli di giovanissimi in rampa di lancio a partire dal prossimo anno. C'è un giovane che è ancora molto piccolo, un 2003 Dam, che è figlio dell'ex giocatore. Parlo di Martin Dam Junior, a me è piaciuto tantissimo, l'ho visto più volte, l'ho commentato anche a Wimbledon Juniores lo scorso anno, è un giocatore molto alto, ottimo servizio, potente, classico prototipo di giocatore moderno, non esploderà sicuramente il prossimo anno, ma io credo che tra 2 o 3 anni si sentirà molto parlare di lui, siccome non è un giocatore così gettonato e siccome non credo che in tanti abbiano speso parlare per lui. Io ti faccio questo nome qui, dei più, diciamo, conosciuti, beh, non posso non nominarti, escludendo gli italiani, Carlos Alcaraz Garcia. Dicono nuovo Nadal, secondo me è un po' esagerato, però è un 2003 ed è davvero forte. Secondo me lui è uno dei tre giovanissimi e uno dei predestinati del nostro tennis. Il nostro tennis. Ok, signori e signori, vi metto nella chat il link all'articolo della partita Lazio Dusto, che Curato. l'ho trovato assolutamente sì, lo metto qui, così se volete leggerlo lo metto nella chat sotto. Cos'è, E 2015? oh, aspetta che guardo, O 2015 o aspetta, 2016? Adesso non mi ricordo. allora, 2015, articolo del 2015. 20 novembre 2015. 2015. Immaginavo. Allora, detto questo della Next Gen, andiamo a parlare di, entriamo un po' nel tecnico adesso, delle tue telecronache. Quindi, innanzitutto ti faccio questa domanda, che l'altra volta ad Alessandro, non gliel'ho fatta, o forse sì, ma non me lo ricordo. Come sono programmate le interviste? Cioè, nel senso, la domenica vi dicono, boh, la prossima settimana c'è, non so, un mago e altri tornei. Allora, tu fai questo le partite o di giorno in giorno c'è la programmazione di chi intervista e chi fa la telecronaca di che partita? Allora, bella domanda. La settimana prima dei tornei, solitamente il giovedì, a tutti noi ci viene inviata una mail con scritto i giorni in cui saremo impegnati, quindi fa conto il 24, 25, 26 marzo. Questo va settimana per settimana, difficilmente per un lasso di tempo più lungo. Quindi la settimana prima riceviamo il giorno in cui saremo impegnati, ma senza sapere lì per lì di quale torneo si tratterà. Ci danno orientativamente una tendenza di orario che può essere pomeriggio sera, sera notte, mattina pomeriggio, però sai, spesso ci sono più tornei in contemporanea, quindi non sai, è un po' a scatola chiusa, non sai cosa vai a commentare. La partita in sé per sé, o meglio, le partite, solitamente sono 2 o 3 partite che poi vai a commentare, le sappiamo il giorno prima. Dipende quando escono gli ordini di gioco, quindi i vari programmi dei vari tornei, anche perché sai, ci sono gli italiani, vengono fatte determinate scelte, X fa Giorgi, X fa Fognini, per anche cercare di non fare in modo che le partite si sovrappongano, quindi solitamente il giorno prima, e dipende molto dall'ordine di gioco, ma i giorni in cui siamo impegnati lo sappiamo il giovedì della settimana prima. Ok, adesso mi è venuto in mente sentendo, cioè, visto che siamo in diretta, mi è venuto in mente sentendo l'autobus che passava sotto casa mia ed ho pensato ad un mio amico che guida gli autobus qui per la città di Trieste e che mi diceva che ci sono certe zone che sono praticamente appannaggio di certi autisti e da lì non li scalzi. La domanda che ti faccio è: c'è qualche giocatore, qualche partita che, non so, per esempio, la fa Mastro Luca e non potete portargliela via? Ah, ho No. detto Mastro Luca per dire un nome, eh? O vi scambiate? No, 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 generalmente, beh, non ti nascondo che ci sono delle gerarchie, però le gerarchie dipendono chiaramente dagli anni fatti, no? Super tennis, e anche e soprattutto dal fatto che magari Giorgio Spalluto e Lorenzo Fares siano interni, quindi se ci sono partite di italiani, spesso e volentieri le fanno loro.
però è capitato a me, come ad Alessandro Mastroluca, soprattutto anche a Alessandro Inzegorocev e a tutti gli altri, di commentare anche partite di italiani. Dipende un po' anche dalla loro disponibilità, dagli orari e quant'altro. Però sì, in linea di massima le partite, tra virgolette, più importanti le commentano Lorenzo e Giorgio, ma penso si Certo. sia capito. Sì, penso di sì, Io penso di sì. personalmente potrei anche evitare di fare, non lo so, Nanchang o qualche torneo di questo tipo. Cioè, se potessi scegliere io non lo farei. Poi è chiaro che ti danno Nanchang e fai Nanchang, però devo essere onesto, mi è stata data comunque la possibilità in questi 3 anni abbondanti di commentare anche belle partite. Ho fatto in ATP Cup d'Italia, ho commentato anche tante finali di tornei comunque belli, discreti. Ultimamente ho fatto Aliassime a Tsitsipas la finale, quindi di belle Ah. partite ne ho commentate. Però è chiaro che se siamo presenti tutti, che ne so, io, Lorenzo e un altro, e c'è Berrettini contro Federer, la fa Lorenzo, non la faccio io. Certo. Femminile e maschile, quale preferisci commentare? Guarda, dipende. Ti spiego subito perché. Perché al maschile, delle volte, quando vai a commentare, dipende dalle partite, quando vai a commentare un Isner o Opelka, sai, non è che c'è tanto da dire, eh. Non ti lasciano tanti spunti, no? Di interesse su cui magari soffermarti. Magari poi ci sono partite femminili che dal punto di vista non tanto tattico, ma dal punto di vista anche delle strategie ti fanno parlare un po' di più, ti danno la possibilità di commentare qualcosina in più. Ti faccio un esempio stupido. Ultimamente ho commentato gli exploit di Leila Fernandez, che è una giovanissima canadese classe 2002 che ha fatto finale. Poi ha perso contro Watson in Messico e lì hai tanti spunti perché puoi parlare della storia, siccome è giovane magari non tutti la conoscono, padre, madre, Ecuador, Filippine, ma è nata in Canada, insomma puoi spaziare tanto e puoi anche parlare di una giocatrice che in tanti non conoscono e quindi magari descriverne, no, gli aspetti tecnici, dove può migliorare, dove non può migliorare, e lo vedi che è una giocatrice che basa il suo tennis in maniera molto geometrica, si apre gli angoli, ha un ottimo timing. E quindi magari non scadi nel banale, perché se vai a raccontare una partita, per dirti, tra un Per che è conosciuto oppure un altro giocatore che ti posso dire, un Carreño Busta, è anche stupido stare lì a soffermarti tanto sulle caratteristiche dei giocatori, mentre quando sono un po' più sconosciuti ti puoi divertire e spaziare anche in questo. Ok, quindi la domanda successiva che ti faccio è: Luca Fiorino parte verso gli studi di Super Tennis. Uno, che bagaglio si porta dietro proprio di materiale tecnico? Secondo, qual è lo studio che fai prima delle partite? Dove ti prendi i dati? Una domanda che avevo fatto anche ad Alessandro: dove ti prendi i dati? Come ti prepari una scheda? Cosa ti metti vicino al Guarda, computer? questo è il mio zaino. Poi Attenzione, faccio. abbiamo lo zaino con cui Abbiamo lo la zaino proprio. telefonista. E qual è il mio materiale? Te lo faccio vedere subito. Ho un power bank che non può mai mancare. Chiaramente ho anche di scorta perché poi ho anche il caricabatteria normale. E poi ho, vabbè, telefono, PC. Questo quaderno qui, ovviamente cambia, dipende un po' da quanto è riempito o meno. E qui mi annoto un po' tutte le partite, match dopo match, e io ho il mio modo, insomma, di compilare la scheda delle giocatrici. Io qui, solitamente in alto, non so se si legge, scrivo il nome Butia. del torneo, si Sì. legge? Sì. Sotto il turno, poi scrivo specifico se l'ultimo match sul centrale o meno, e le due giocatrici o i due giocatori, con a fianco lo status, quindi può essere testa di serie, wildcard, ranking protetto e quant'altro. Poi sotto scrivo la classifica attuale, il best ranking quando l'ha raggiunto, l'età e la nazionalità. Poi tiro una barra e poi sotto scrivo le cose più interessanti. Questa è una partita che ho preparato in realtà lì per lì, sul posto, perché non avevo molto tempo, però solitamente mi dedico molto di più. Ecco, per esempio, questa è Sofia Kenin contro Jacqueline Christian, partita di Lione. Campo centrale, secondo turno. E qui mi annoto delle cose interessanti. Può essere Kenin, unica top 10 presente nel torneo, ha perso 3 match negli ultimi 5 giocati, sesto torneo dell'anno, 11 vittorie stagionali. E poi cosa faccio di solito? Mi preparo le partite andando sul sito WTA, sul sito ATP, scrivendomi qualche considerazione un po' più interessante, che può essere partita numero della carriera nel circuito maggiore, quante ne ha vinte su terra, quante su cemento, dipende dal tipo di torneo. Poi diciamo uno schemino fisso, nel senso che
qui al lato, come potete vedere, mi scrivo se siamo nella parte bassa o nella parte alta del tabellone e sotto dico contro chi andrebbe poi a giocare il vincitore. Sotto i precedenti, che me li scrivo tutti, eccoli qui, quanto stanno, magari anche dove si sono giocati, se sono indicativi o non sono indicativi. Sotto, solitamente poi ci aggiungo anche qualche altra curiosità derivante magari dal tipo di torneo, se si gioca a Montpellier lo storico, quante partite ha vinto, oppure quali sono stati i migliori risultati in quel torneo di un X giocatore. Quindi ci sono tanti particolari su cui spaziare, bilancio contro top 20, bilancio contro Mancini. A me piacciono molto i numeri e spesso mi diverto anche ad affrontare queste tematiche. Giocatori francesi nei derby, come si comportano o meno, chiaro, sono sottigliezze e curiosità, però si può davvero spaziare tanto e io mi diverto tanto quando preparo le partite. Non so se sono Quindi stato abbastanza esaustivo. direi proprio di sì. Ti fanno i complimenti per la preparazione, perché stavo proprio per dire questa cosa qui. Sei, secondo me, hai fatto quasi 1.000 partite di telecronaca, giusto? 968? Esatto, e mi sono fermato perché probabilmente nel giro di un paio di mesi, ma anche meno, sarei arrivato a 1.000. Considera, ne facciamo 3 al giorno. Io a Indian Wells dovevo fare 7 giorni, fai 3 per 7, 21, andavo lì, Ci arrivavi, andavo verso. Ci arrivavo. quindi ti fanno i complimenti per la preparazione, ma soprattutto per l'entusiasmo con cui tu spieghi il tuo lavoro. Mi ricordo quando abbiamo fatto quel corso a Reggio Emilia, mi sembra che c'eri anche tu, ti Come no? ricordi? Che Beh, lì si traspariva. c'era Com'è? Jacopo. Dico c'era Jacopo, Sì. no? No, vabbè, lui è un'istituzione, no? Dei Sì. telecronisti. È un grandissimo telecronista, Jacopo. E c'era, vabbè, c'era tanta gente, c'era Ale anche, no? Alessandro Sì. Anise Gorocev, anche lui. Io posso dire di aver imparato tantissimo da lui. Sono più che grato ad Ale. Perché comunque lui sì, mi ha instradato, poi sono andato avanti con le mie gambine, però non smetterò mai di ringraziare lui, così come tanti altri miei colleghi che mi hanno comunque insegnato tante cose, mi hanno fatto apprendere tanto, ma non solo dal punto di vista delle telecronache in sé per sé, ma anche umanamente ti trasmettono tanto, ti fanno capire, avendo un bagaglio di esperienze maggiore, magari su cosa prendersela o su cosa non prendersela. Esempio stupido. Da un paio di anni, qualcosina in più, Super Tennis ha introdotto i live delle partite su Facebook e ogni tanto ci sono commenti chiaramente positivi e anche commenti negativi. Ma questo vale per tutti, potrei essere Dio sceso in terra, ma ci sarà sempre qualcuno a cui non piace. E ricordo che all'inizio un po' ci rimasi male se ci rimanevo male, se mi arrivava qualche commento un po' più negativo così. Poi però, ascoltando l'esperienza pregressa degli altri e anche io facendomi chiaramente le ossa, ho capito che fondamentalmente le critiche le hanno tutti, si parla spesso anche di vincitrici slam, di giocatrici scarse, Ostapenko, Stevens, vabbè, è scarsa, e hanno vinto uno slam, figurati se non possono criticare il sottoscritto, quindi Sì, ho messo tutto in conto. ogni tanto guardo magari delle partite in diretta su Facebook di Super Tennis, mi diletto proprio a guardare i commenti sotto che sono. Sono cioè, una cosa fuori dal mondo, ma non perché io vedo, soprattutto al femminile, e mi dispiace dirlo, e scusa se ti rubo un piccolo spazio, ma è Vai, vai. normale, anche e soprattutto al femminile, la gente si soffermi tanto sull'aspetto fisico delle ragazze. Cioè, è una cosa, ma sia nel bene che nel male, eh. Se gioca Bouchard o se gioca un'altra giocatrice, non ti faccio nomi. Però, no, sai, voglio evitare. Però, voglio dire, questo è un aspetto su cui, secondo me, non ti dico noi in Italia, ma in generale dobbiamo migliorare. Noi stiamo parlando e raccontando partite di tennis, non si tratta di una sfilata di moda o di altro. Quindi atteniamoci al tennis. Poi ci può stare il commento: ah, una bella ragazza, per carità, ma andare lì a denigrare, schernire una ragazza per il suo aspetto fisico, perché magari ha gambe un po' più tozze, ha le spalle un po' più larghe, mi pare davvero stupido. E tanti, mi dispiace dirlo, lo fanno. Sì, me ne sono accorto anch'io, ma oltre a queste cose qua, che secondo me sono proprio di bassissima lega, anche commenti tipo tecnici, ma dovrebbe giocare incrociato, Deve cambiare ragazzi, coach. deve cambiare coach, soprattutto quelle a Giorgi, cioè ragazzi, bisogna scendere in campo, cioè, dopo quando sei là, se arrivi là, non solo quando sei là, se arrivi là,
Cioè, ci sono delle dinamiche che, cioè, sul divano sono troppo facili, no? Quindi leggo dei commenti. Una volta uno, riguardo a voi, tra l'altro, ero morto da ridere perché uno ha scritto: "Beh, ma questi telecronisti non potrebbero parlare mentre giocano?" No, no, ma guarda, si leggono delle cose assurde. Considera che recentemente ho fatto una partita Kennen contro Doden e mi sono arrivati due messaggi, te lo giuro, due messaggi di gente che non conosco, una ragazza e un ragazzo. Una ragazza mi diceva: "Smettila di tifare Doden." Sono arrivati quasi in contemporanea. L'altro, scusami, mi ha scritto: "Ma perché tifi Kennen?" Cioè, questo per farti capire, quanto poi la gente sia delle volte assurda, no? Come posso tifare per una e per l'altra contemporaneamente? Non è che si tifa, magari uno dà un po' più di enfasi a seconda del momento della partita, perché in quel caso Doden perdeva 6-1-5-2, ha rimontato fino al tiebreak, e non solo, nel tiebreak da 5-1 ha recuperato e ha vinto tipo 8 punti a 6, una cosa del genere. Quindi è normale che dai un po' più di enfasi, ma non perché Doden in sé per sé, non ho rapporti, legami di parentela con Doden, ma semplicemente perché è riuscita a tirar su una partita che aveva, tra virgolette, già perso contro una tennista, conosciamo Kenin, che partiva già con i favori del pronostico alla vigilia. Figuriamoci avanti, 6-1-5-2 o a maggior ragione 5-1 nel tiebreak del secondo. Quindi dipende anche dai momenti, no? Spesso la gente di questo non ne ha totalmente, no, la consapevolezza. È per questo che quando ho deciso di fare questa serie di interviste ho pensato di mettere dentro anche voi telecronisti in modo che la gente si capisca cosa c'è dietro quello schermo, no? Perché noi vediamo solo il davanti, no? Ma dietro c'è una persona, ci sono delle emozioni, c'è un lavoro, c'è il fatto di mettere l'enfasi su dei punti magari che sono belli a prescindere da chi li ha fatti, no? Il famoso circoletto rosso di Rino Tommasi. Esatto, ma voglio dire, penso sia normale, cercare anche di trasferire un po' l'emozione e la passione del momento. Tante volte ti lasci anche trasportare dal tifo. Io mi è capitato di fare una partita, tu mi direi sei matto, sì. Ho fatto una partita di San Paolo, quando si giocava indoor, tra Dutra Silva, che è brasiliano, contro Zeballos, tiebreak del primo set. Per la prima volta, non mi è mai accaduto, solo una volta, solo in quella circostanza, mi è totalmente rimbalzato il ritorno in cuffia, perché l'audio ha pompato così tanto, l'effetto ambiente era così alto, che ho perso totalmente ogni tipo di riferimento. Quindi lì per lì ti fai anche trascinare, perché senti il pubblico e tu ti lasci guidare anche, no? Dal pubblico e dal tifo. Ma ciò non vuol dire che tu stai tifando per Dutra Silva, no, cerchi anche di accompagnare il tifo del pubblico lì per lì, anche perché sennò saresti sovrastato dalle grida, dalle urla della gente presente nell'impianto. Quindi anche questo, ma ci sono tante tante altre considerazioni da fare: la situazione di punteggio in quel momento delicato in cui magari ti salva una palla break con un vincente pazzesco. Ci sono tanti momenti che richiedono un'enfasi differente. È normale che non farò mai nel primo game, sul primo punto, straordinario, no, ma non esiste. Però dipende dai casi, dai momenti, e ci sono tante circostanze e tante situazioni che uno deve valutare lì per lì. Ma spesso uno lo fa anche lasciandosi trasportare dal momento, non ci fa peso, non ci fa caso. Ma è mai successo una volta, magari forse c'è la telecronaca di qualche giocatore italiano, o come hai detto tu prima, sull'ATP Cup, che magari ha fatto il punto e fa: "Bel punto, 15-0", e dietro tu facevi. No, 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 no. Allora, sono sincero. È chiaro che se commento l'Italia e faccio Fognini contro Medvedev, mantengo sempre la mia consueta e adeguata professionalità. Però è ovvio che mi faccia piacere se Fognini vince, e penso sia normale. Però se Medvedev mi fa un punto della Madonna, do enfasi anche a Medvedev. Questo credo che sia prescindibile. Però è un po' anche un contesto diverso, perché un conto è parlare di Italia, Fognini, quindi una manifestazione a squadra, che può essere un po' i mondiali di calcio, no? Per dire, quando commentano l'Italia, non credo che cercano di essere così super partes, come è giusto che sia. Se si commenta una partita di un torneo ATP tra Berrettini, per dirti, e Chardy, sì, magari dai un po' più di enfasi a Berrettini se fa un bel punto, ma non così tanto, perché non è giusto, bisogna sempre mantenere una certa professionalità. Io in questo mi reputo, tra virgolette, abbastanza bravo a rientrare in quei canoni lì senza
esagerare, ecco. Bene, sì, quindi non ti fai trasportare, bisogna essere super partes e sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Fino a un certo punto. Certo. C'è stata una partita in cui, non so, per esempio, 6-4 il primo set o 7-6, quelle robe infinite, il secondo set dentro di te pensavi, speriamo che non vadano il terzo, speriamo che non vadano il terzo. No, capita, capita. Sono onesto, capita, anche perché noi facciamo tre partite in un giorno, quindi tu sai che fai quelle tre partite. Se la partita lì per lì non è così entusiasmante, è normale che ti auguri, soprattutto se è la terza, ti auguri che non vada al terzo set. A me è capitata una partita assurda, Vekic-Watson, mi pare. Erano 6-0, 5-0, ha vinto poi 6-4, ma lì ho sudato freddo perché era la mia ultima partita. Ero già, sai, con lo zaino che hai visto prima, ero già con lo zaino in spalla, ero già pronto ad andarmene via. Poi sai, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, ti viene un po' di strizza. No, poi alla fine ha chiuso 6-4. Parte gli scherzi, non è uno scherzo, è vero. Sì, ogni tanto se la partita non ti regala nulla di così entusiasmante, un po' il pensiero che chiudano in due ce l'hai, ma questo è innegabile, penso sia per tutti così. E quindi ti faccio una domanda, io poi ti pongo una domanda di Giampaolo per la quale io devo essere sincero, ero ignorante e lui mi scrive che se Alberto ti sente ti fa il famoso cazziatone, ma prima di farti la domanda sua ti chiedo qual è stata invece la maratona che hai fatto, cioè la più lunga, che sei, la più lunga partita che hai fatto la telecronaca. Allora, ti scindo due momenti, nel senso che la mia più lunga giornata è stata quest'anno. Ho commentato Buenos Aires, ho fatto tre partite al terzo set, ho iniziato alle 18:30 di pomeriggio, ho finito alle 6:30 di mattina italiana. Quindi quella è stata la mia maratona più lunga in assoluto e l'ho distrutto. Tutte e tre le partite al terzo, una è durata addirittura 3 ore e 30 minuti, una 3 ore e un quarto, una 2 ore e 50, più le varie pause. E i vari intervalli tra una partita e l'altra sono uscito di lì alle 6:30 alle 18:30. La partita più lunga che ho commentato forse è una di queste, però quella che porto più dentro è quella tra Murray e Copil Washington. Hanno finito alle 3 di notte di Washington, quindi io me ne sono andato tipo alle 8-9 di mattina, è durata circa 3 ore ed è stata una partita abbastanza importante perché era quella un po', no, di Murray, rientro, le lacrime a fine partita dopo la vittoria. Un match di 3-7 lottatissimo, anche un bel match perché Copil comunque uno di quei tennisti che ti esalta, è molto divertente da vedere. Quindi porto nel cuore questa partita, però la maratona più lunga è stata senza dubbio quest'anno con Buenos Aires. Ok, allora ti faccio la domanda che mi fa Giampaolo. Come si diventa il nuovo Bud Collins? Addirittura. E come mai, no, mi hai detto prima cazziato? No, cioè che io non sapevo chi è Bud Collins, che poi mi hanno scritto che è un giornalista famoso che ha fatto una cronaca sul board. Tu lo Sì, 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 sì. conosci? Sì, ho letto qualcosina. No, no, ok. No, però non capisco il nesso col cazziatone. No, perché era un grande amico di Alberto e quindi mi ha detto, se ti sente Alberto che non lo conosci, ti cazzi, ma Alberto Castigliani. Ok. Sì. No, no, scusami, no, non capivo il riferimento al cazziatone. Pensavo avessi detto io qualcosa di sbagliato lì per lì. Sì, ho sentito, ti dico la verità, non sono così ferrato in materia. Ho letto qualcosina, ma non ti so andare più nello specifico. Ah, ok. Bene, pensavo che... Vedi, No, 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 Giampaolo, no. non sono... No, 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 sono onesto, è inutile stare a pettinare le bambole. Ho letto qualcosina, ma dirti qualcosa in più in maniera approfondita rischia di dire qualche baggianata, quindi evito a prescindere. Ok, Luca, adesso in chat condivido il tuo profilo Twitter perché ho visto, a proposito di maratone, a parte che è interessante il tuo profilo anche perché sei sempre sul pezzo e quindi aggiorni costantemente chi ti segue su Twitter sulla situazione del tennis e poi ti farò una domanda anche su questo. Ho messo adesso il link per il profilo Twitter. E vado a far vedere questa cosa che ho visto proprio sul tuo profilo. Adesso me la racconti tu cosa stava succedendo qui.
Questa è una delle tante situazioni in cui stai lì a girarti i pollici perché sta piovendo da tante ore e niente, questo è il torneo di Osaka, il Torrey Pan Pacific Open, ha piovuto per 2 o 3 ore, mi pare, una cosa simile lo scorso anno. E cosa è successo? Che ha smesso di piovere, al Sì. posto magari no, di utilizzare metodi un po' più moderni, si sono messi lì con metodi un po' più grezzi, definiamoli artigianali, e andavano lì con gli asciugamani sperando, no, di asciugare il campo. Infatti, non voglio dirti cavolate, saranno stati lì senza esagerare 3 quarti d'ora a sventolare questi asciugamani. Lo giuro. Ecco, ma la domanda che mi viene da farti è, comincia a piovere. Ok, i giocatori magari stanno sotto l'ombrella, poi a un certo punto dichiarano match sospeso, rientrano in spogliatoi. Tu in che spogliatoi rientri? No, rimango lì negli studi in attesa che smetta di piovere e si possa riprendere a giocare. Abbiamo dei divani, un divano in realtà, non dei divani, un divano, una sorta di sala d'attesa, sai quando stai dal dentista, è più o meno simile. Aspetti lì che smetta di piovere, ti prendi qualcosina alla macchinetta, chiacchieri un po' con i ragazzi della messa in onda e fai passare un po' il tempo. A me è capitato lo scorso anno, questa fa abbastanza ridere, non credo sia mai capitato, di commentare una partita del Derry Beach con Tiafoe, mi pare Tiafoe Chung, e si mise a piovere sul match point. E niente, tornarono in campo dopo 1 ora e mezza, giocarono il punto, vabbè, fu annullato il match point. Poi ci fu un break, si rimise a piovere un'altra volta e riscesero in campo, fecero il warm-up, ma non giocarono neanche un punto perché si rimise a piovere ancora una volta e rimandarono la partita al giorno successivo. Pare una barzelletta, ma non lo è. Quindi dal possibile match point che chiudevo in maniera abbastanza sbrigativa, poi ho dovuto riprendere la partita il giorno dopo, dopo altre 2 interruzioni con un warm-up sospeso e un game in cui è stato breccato in pari Tiafoe. Ok, ti faccio un'altra domanda che mi stanno arrivando qui sul forum delle domande. E sempre Giampaolo ti chiede. Non ti capita mai di addormentarti ascoltando una telecronaca di tennis? In che senso? Si può rendere attraverso la telecronaca una partita da interessante a noiosa e anche viceversa? Cioè da noiosa quella telecronaca puoi farla diventare, diciamo, interessante? Beh, allora, il nostro obiettivo in linea di massima è proprio questo, nel senso che quando la partita è noiosa bisogna cercare il più possibile di coinvolgere la gente da casa. Come lo fai? Di sicuro non andando a fare la cosiddetta radiocronaca, quindi non ti devi più di tanto attenere a quello che sta accadendo in campo, perché se di per sé è noioso è anche stupido delle volte andare, no, ad insistere sotto quell'aspetto lì. Allora magari provi a raccontare qualcosa di un po' più interessante, può essere una statistica, può essere una curiosità. Ricordo di una partita di Donald Young, particolarmente brutta, nella quale spaziai forse un po' troppo, ma in realtà no, perché siccome la partita non regalava nulla, iniziai a raccontare un po' qualche aneddoto, magari non così conosciuto di Young. Non so se sai la storia del Chicago Tribune di Donald Young. Lui ha No. 14 anni, infatti mi scrissero in tanti per questa cosa qui. Lui a 14 anni era già sulle copertine, no? Dei principali giornali tabloid, definiamoli così, degli Stati Uniti. E Sì. fu così famoso, divenne così famoso già così giovane, che gli dedicarono tanti articoli. E in uno di questi articoli, che uscì proprio sul Chicago Tribune, addirittura scrissero non proprio la via, però l'abitazione di Donald Young. Vabbè, fatto sta che dopo 2 giorni dall'uscita dell'articolo gli svaligiarono casa. Per dire, vedi la celebrità cosa comporta. Ma non solo, sempre su Young ha raccontato lui. Queste sono curiosità che secondo me possono essere interessanti. Donald Young racconta che lui aveva un po' diciamo, il limite dell'altezza. Aveva questa sorta, no, di come possiamo definirla? Sì, non si sentiva così alto per poter competere a grandi livelli. E allora racconta che in un videogame, mi pare Toffin, si creava il personaggio Donald Young alto 2 metri. E questo per dire anche qualche sfumatura che puoi raccontare durante una telecronaca di cose che magari la gente da casa non sa. E possono essere interessanti, possono allietare anche la visione di una partita che lì per lì non ti sta
regalando chissà quali colpi straordinari. Quando la partita è bella, lasci parlare le immagini, lasci parlare i protagonisti. La famosa Isner-Karlovic, ad esempio, che tutti questi grossi scambi no, non li avrà No, sicuramente. ecco lì per esempio che puoi fare, puoi dire a quanti ace è arrivato Isner per dirti nel totale quant'è la differenza tra i due negli ace totali scagliati nel circuito maggiore in carriera, cerchi di spaziare un po', uno è alto 2,13 m, capito? Cerchi di raccontare qualcosina di diverso, quanti break nei loro precedenti ci sono stati per dare un tono, qualcosa alla partita. Di per lì di interessante, perché poi commentare tanti ace non è facile. Non Certo. c'è molto da dire, ecco. È vero. Mi piace parlare con te perché ho la sensazione di parlare con un almanacco del tennis, perché secondo me sei preparatissimo. Giustamente, Walter, prima ti ho fatto i complimenti per l'entusiasmo e sei un dizionario. Sai tu, cioè, dai la sensazione di saper tutto. Veramente. No, diciamo cose. Allora, io vabbè. Non sono giovanissimo, non sono neanche vecchio, quindi diciamo che io ho iniziato a seguire il tennis dal 97-98. Poi mi sono documentato chiaramente con i vari filmati su YouTube, anche sui giocatori del passato. Però è normale che molte delle mie conoscenze siano limitate dal momento in cui ho iniziato a seguire il tennis, quindi fine anni 90. E tante cose del passato, tante magari. Curiosità, non ne ho, cioè non le so, ma perché non le ho vissute, però in tal senso mi sono anche in un certo senso approvvigionato di libri come per esempio quello di Gianni Clerici, 500 anni di storia del tennis, Tennis. questi libri qui per cercare di essere sempre sul pezzo e documentato, ma non solo per il lavoro, perché è Sul proprio una passato. passione che mi piace. Certo. Ti faccio una domanda che dal pubblico. Bisogna essere stati dei giocatori di tennis per fare i telecronisti o non è necessario, secondo te? Dipende, nel senso, io non sono stato giocatore. Ho messo oggi un video a ping pong, ho giocato a ping pong a L'ho discreti livelli, visto. ma no, non giocatore di tennis, cioè campicchio, ma niente di che, insomma, anzi, sono anche una pippa, come si dice in gergo. Ecco, dovessero arrivare i commenti, sei scarso, è vero, in quel caso non... tipo live Facebook su Super Tennis, i commenti quelli là, lì vi do ragione. Ma a parte gli scherzi, secondo me... no, necessariamente se sai leggere le partite, se hai avuto modo di osservare tanto tennis, anche perché fateci caso, tanti coach, grandi coach, che comunque hanno portato le loro figlie, per esempio, no? A grandi livelli non sono stati giocatori. Ti faccio l'esempio, che ne so, di Kenin, il padre, non è che sia stato un giocatore, no? E quindi dipende, se hai un buon occhio, una buona visione e comunque hai comunque maturato una buona conoscenza di tennis negli anni, tanti anni, secondo me lo puoi fare tranquillamente, senza, ecco, io questo lo faccio, non lo faccio, scusami, senza addentrarti troppo in dettagli, dettagli tecnici. Qualche volta lo fai, ma perché magari è evidente, ma non vai troppo a sconfinare oltre il tuo campo. In tal senso, secondo me è fondamentale, noi su Super Tennis lo facciamo spesso, farsi accompagnare da un ex giocatore, il cosiddetto talent, che ti dà una mano ed è lui che ti dà il valore aggiunto dal punto di vista tecnico a una telecrona. Infatti volevo arrivare proprio lì, cioè quanto è importante avere una spalla quando fai la telecronaca, cioè quando sei in due, e come gestite i tempi, cioè vi mettete d'accordo prima e se puoi rispondere con quale spalla ti trovi meglio. Sì, ti rispondo. Allora, che ti posso dire? Secondo me la telecronaca in due, a prescindere da chi sia il primo, la prima voce, il talent, quindi il commentatore tecnico, è di per sé migliore, perché comunque è vero che molto dipende anche dalla sintonia, no? Dalla sinergia che c'è tra prima voce e talent, però ti dà un arricchimento alla telecronaca che un singolo... Un Luca Fiorino non ti può dare, secondo me, il mio punto di vista. E quindi sì, perché comunque ti dà quel valore aggiunto dal punto di vista tecnico, ti può parlare non solo della tecnica dei colpi, della tattica, della strategia, ma anche di quello che passa mentalmente, no, nella testa di un giocatore, perché lui è stato giocatore.
Quindi sì, è un valore aggiunto, secondo me questo è indiscutibile, è una telecronaca più ricca. E detto questo, diciamo che io il 90% delle telecronache le faccio da solo, come tutti gli altri, cerco sempre di dare il mio meglio, magari arricchendo, no, di curiosità, di statistiche, il racconto di una partita, però la voce tecnica è fondamentale, secondo me, per un buon racconto di una partita. Mi hai chiesto il nome, te lo dico, Francesco Sì, Elia. Francesco Elia. Ah, adesso lo segno che dopo nel blog lo metto così sarà contento. Sì, no, Allora, ti faccio. senza voler fare un torto a A nessuno, nessuno. però io con Francesco sono molto in sintonia, abbiamo ottimi tempi, ecco, scusami se non ti ho risposto a quella domanda, non ci accordiamo su nulla, ci scambiamo due battute magari su qualcosina in relazione alla partita, ma sui tempi lo capisci, siccome ritorno in cuffia di chi ti ha a fianco, lo capisci poi dalla tonalità di voce se sta entrando o se sta finendo un discorso, allora entri tu. È difficile che ci siano tante posizioni. Bella questa cosa che hai detto, che dalla tonalità di voce capisci quando entrare, una cosa su cui dovrò lavorare in queste interviste, anche se con te mi sono messo d'accordo clamorosamente prima, lo sveliamo. Non ci siamo sovrapposti, eh? No, poco, io direi poco, io direi No, poco. anzi, ottimo, ottimo. Siamo stati molto bravi. Senti, ti faccio ancora un tre domandine, di cui due Piacere. classiche. Una te la faccio io, proprio mia, personale. Mi sono chiesto, ma forse qualche volta una volta l'avevo scritto anche a Nizze. Nelle telecronache, io almeno mi sembra di non aver mai sentito che nominate, non so, Federer ha cambiato la racchetta, adesso gioca con la. Non, cioè dell'attrezzo difficilmente parlate, è una questione di sponsor o. Sì. Sì, no, è così. Se ci fai caso, non parliamo mai di sponsor e quindi né di palle, ne parliamo molto in linea generale. Non diciamo mai una palla Wilson per dirti, anche di racchette. C'è stato qualche caso, no? Anche recente, di giocatore tipo Giannessi che ha cambiato racchetta, però non puoi dire è passato da una, non lo so, Prestige, non lo puoi dire. Per una questione di sponsor, ma vale per racchette e vale per tutto il resto. Quindi sarebbe anche stupido dire, magari puoi dire ha cambiato attrezzo, sì, però neanche puoi entrare troppo nel tecnico, sia perché magari non ne ho io le competenze, no? Sia perché poi rischi di andare a fare un piccolo, definiamolo così, strafalcione. Allora, onde evitare qualsiasi tipo di problema, cerchiamo di far meno riferimento possibile a nomi di attrezzi. Possiamo parlare di corde, di tensione, queste cose sì, ma fino a un certo punto, anche perché è difficile sapere la tensione di un giocatore, no? Sappiamo i vari volandri, questi qua, ma perché insomma sono casi particolari, però di tutti i giocatori del mondo è pressoché impossibile. A proposito di corde, oggi proprio mi scrivevo con Gabriele Medri, non so se lo conosci, che è un espertissimo di materiali e che mi ha dato la sua disponibilità per fare l'intervista e sono felice perché mi mancava, oltre a Fabio Ferro, che però lui è un tester, è proprio un ingegnere che sia competente su queste cose qui e sarò felicissimo di intervistarlo. Allora, facciamo le ultime qua, cioè, l'ultima la lascio quella di Giampaolo perché secondo me è bella, ti faccio io, botta risposta. Giocatore che preferisci? Safin. Grandissimo. Io ero innamorato. Giocatrice. Giocatrice, ma sempre del passato, posso parlare del passato? Vuoi sia Quella che vuoi. passato che. Quella che vuoi. Allora, passato Safin, attuale Gasquet. Ok, bel rovescio. Anche un po' Jaziri, però non voglio, ma anche Jaziri ce l'ho nel cuore. Nel femminile, nel passato, ti dico Justine Henin. E del presente non è facile, ti dico. sai che non è facile? Mi hai messo in difficoltà. È la prima domanda in cui mi hai messo in difficoltà. Femminile, che ti posso dire? Che mi piace da commentare, da vedere? Beh, penso. Batti, dai. Barbi. Ok, chi scalzerà Djokovic Nadal Federer? Cioè, aspetta, che lo scalzerà, ma no, un attimo, e poi c'è uno che Ah, resterà. ok, no, perché sennò ti avrei risposto Tim.
se mi parlavi però di un, diciamo, momento, non di un dominio sulla lunga durata, diciamo così. Io credo che i domini, anche quando smetteranno i Fab 3, li abbiamo sempre chiamati Fab 4, includendo anche Murray, però quando smetteranno, insomma, Djokovic, Federer e Nadal, non credo ci sarà un vero e proprio dominio. Secondo me D'accordo. chi si farà valere lì in alto saranno Thiem, che non è giovanissimo perché è un 93. Dobbiamo anche vedere quando smetteranno Nadal e tutti gli altri. E Tsitsipas, Medvedev. Poi credo che piano piano arriveranno i vari Sinner, Aliassim e questi qui, anche lo stesso Shapovalov, anche se ritengo sia ancora molto caotico nel suo gioco. Però una volta che verrà ben inquadrato, anche Shapovalov farà male. Ieri Alberto parlava di Rublev. Attenzione, aspetta, qua ti devo chiedere come si pronuncia, perché io Rubio. sento Rubio. Ok, ecco. Allora, ieri Alberto parlava di Rublev. Cosa ne pensi di Rublev? Beh, un grande picchiatore che a mio modo di vedere non ha tante alternative, tante soluzioni al suo tennis. Mi spiego meglio, se non è in giornata positiva e quindi non ha le giuste sensazioni in campo, questo vale per tanti, però soprattutto un giocatore delle sue caratteristiche, delle sue qualità, rischia di andare un po' fuori fase se non ha la giornata clou. Mentre un giocatore che dispone magari di più soluzioni, esempio spessissimo, però un Federer che magari non è in giornata clou, ma ha un tennis così vasto, un repertorio, una gamma di soluzioni così ampia che la partita te la porta a casa lo stesso. Insomma, Rublev ha questo limite qui, che è un grande picchiatore, però non ha tante soluzioni alternative. Questo secondo me potrebbe un po' limitarlo, perché comunque è un ottimo tennista, un gran tennista. Ok, penultima domanda. Quale giocatore che quando ti dicono oggi fai la telecronaca B, tu dici: ah, che bello, oggi mi diverto. Kopil. Marius Coppi. Marius Kopil, non sto scherzando, è vero. Io mi diverto sempre con Kopil, con Herbert, con Jasiri, questi qua, Jasiri di una volta, e mi diverto tanto. Kopil, io ogni volta che l'ho commentato anche a Monaco, di Baviera contro Wojtyła Szczęsny, perse in 3 set, ma fece una partita serve in volley a profusione, uno spettacolo. No, mi diverte troppo, a me Kopil lo amo. Grande. Ultima domanda, e chiudiamo con questo domandone finale alla Mike Bongiorno. È la telecronaca, secondo te, è teatro o è spettacolo? Bella questa. No, è teatro. Lo spettacolo lo fanno i giocatori. Bisogna Attenzione, sempre. questa me la scrivo. Lo spettacolo credo che sia dei giocatori. Chi fa la telecronaca non si deve assolutamente ergere a protagonista, perché poi la gente da casa lo capisce anche. Poi si rischia anche di diventare una caricatura. I protagonisti sono sempre i giocatori ed è giusto che uno racconti le immagini, che siano i giocatori però a dare spettacolo. Il telecronista può cercare di essere da supporto, ma poi lo spettacolo lo regalano sempre i giocatori. Guarda, io direi un finale mondiale, perché questa cosa qua, veramente, qua le azioni si impegnano di sotto rete. Guarda, Luca, io ti ringrazio, ma veramente, perché abbiamo fatto un'oretta abbondante, un'oretta e 10, veramente, secondo me, bella, e chi non c'è stato oggi si è perso un gran professionista, secondo me. Guarda, devo farti i complimenti. Io sono un novello a livello di interviste, perché lavoro in campo e mi sono messo a fare questa cosa qui perché ho pensato: dai, in questi giorni diamo qualcosa di più agli appassionati, andiamo a vedere qualcosa dietro, ma soprattutto intervistiamo un po' tutti quelli che lavorano nel mondo del tennis, no? E quindi chi lavora su YouTube, chi fa il mental coach, chi fa il preparatore, chi è il coach, giocatori, giocatrici, intervisterò Pistolesi, Canè, la giovine, adesso vedo se riuscirò a convincere anche Travaglia. Abbiamo intervistato Castellani, voi che siete giornalisti, ci sarà Medric. Secondo me è proprio bella l'idea di chiedere un po' a tutti. Non è il mio lavoro fare giornalista, spero di cavarmela, anzi, ti chiedo un voto. Guarda, ti meriti un 9 pienissimo. Ah, Non grazie. sai perché non ti do 10? Perché mi hai messo in difficoltà con quella domanda. La domanda precedente mi hai chiesto della giocatrice e non sono lì per lì stato in grado di rispondere. Però a parte gli scherzi, bravissimo, davvero molto molto bravo.
Grazie, ricordiamo tra l'altro che quella volta che sono andato a Reggio Emilia, quel corso lì l'ho vinto, È che era vero, preso una lista di tennis, ti ricordi? è vero, come no? No, no, è vero, è vero, è vero, è vero. Eh beh, un motivo ci sarà, no? Grazie Luca, veramente ti ringrazio, io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato anche per le domande, domani saremo come sempre alle 18 qui sotto rete e avremo con noi Tiziano De Tommaso, che è l'inventore di Tennis Winner Game. Non so se tu hai visto mai qualche suo video su YouTube, ma fa una marea e un sacco di visualizzazioni lavorando su YouTube e poi facendo anche ovviamente del lavoro in campo, organizzando degli stage in campo. Ma l'ho voluto proprio intervistare perché sono andato sui vari social, tra cui anche YouTube, e ho detto chi è qui il più bravo, diciamo, maestro, quello che o che lavora meglio con questi social, voglio sapere come lo fa, cosa lo fa, come si programma, ed è giusto sapere anche queste cose qui, perché magari qualcuno potrebbe ispirarsi e cominciare a fare dei video, come magari qualcuno si è ispirato a te e ha detto, cacchio, bella però sta roba delle telecronache, mi piacerebbe, chi lo sa. Posso Vai. farti una domanda? Abbiamo Sì. infranto il record negativo? Non abbiamo infranto il record negativo, attenzione. Attenzione. Sfruttando il governo di Alberto, no, ma secondo me chi non c'è stato rispetto a ieri si è perso una grandissima cosa, anche se non abbiamo parlato di coaching, perché sei veramente bravo e preparatissimo. Grazie ancora Luca, veramente, grazie a tutti i partecipanti e noi ci vediamo domani. Alla prossima. Ti ringrazio, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti.